Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come avrete capito da un po' di cose che qualche esperto mi ha visto fare, non siamo riusciti a gestire i due manuali con il Roland VK8. Abbiamo seguito tutte le possibili raccomandazioni del manuale, ma forse non lo so, non sappiamo da cosa dipende. Comunque abbiamo lo stesso suono su tutti e due i manuali, lo stesso settaggio di drawbars e tutto il resto. Quindi
Non c'è stata possibilità, anche per questo mi sono confuso ogni tanto utilizzando le percussioni mentre usavo idrobarsi in modo improprio, ma comunque vabbè, insomma, non me ne vogliate se siete, diciamo così, conoscitori profondi dello strumento reale, del vero strumento. Questo è un clone vecchio, un clone Roland vecchio, successivo al VK7 e al VK8. Allora, parto da una premessa. Io suonavo con un artista straniero in quel periodo, lui l'ha comprato, abbiamo fatto le prove, lui ce l'aveva, io ogni tanto ci mettevo le mani. Io avevo il CX3 in quel periodo della Korg e così, insomma, quindi avevamo questi due mondi e devo dire che sembravano due strumenti completamente diversi, nel bene e nel male, gli ognuno, nel senso che facevano due cose molto, molto diverse. Erano quegli anni, erano quei cloni, quindi con quelle caratteristiche, pregi e difetti dell'epoca, nel senso che comunque erano strumenti che ancora avevano così un po' di sbaglio, se vogliamo chiamarlo così, un po' di errore intrinseco, però nello stesso tempo avevano anche una bella vitalità. Io sono più legato al VK7 personalmente perché lo trovo molto molto verace, nonostante abbia, credo, addirittura 5 anni meno di questo, una cosa del genere, adesso non ricordo esattamente, ma Di più. forse anche di più, ma premesso, una casa di Marco il Balla che mi ospita come sempre. Siamo qui a divertirci insieme oggi a provare un po' di cloni. Abbiamo provato questo che vedrete in un altro video. E adesso il VK8 M modulo. Allora, diciamo che all'interno ha dei diversi modelli, diciamo così, insomma, di tone wheel che si possono riconoscere in questo caso in full, se tolgo le percussioni soprattutto. Sentite le differenze fra questi tre organi, diciamo. Poi abbiamo gli amplificatori che metterei, che hanno un overdrive. Questo sembra più un ampli per chitarra. Cioè, c'è un po' di confusione, nel senso, sembrerebbe un ampli per chitarra, però c'è anche il rotary. Quindi, vabbè, insomma, come se avessimo collegato delle cose. Vabbè, comunque vabbè, funziona, almeno c'hai la distorsione un po' rancida e anche con l'effetto del rotary. Comunque, vabbè, diciamo che in queste cose non è male, secondo me. Come vi dicevo, no, i due manuali a livello di tutto non sono separati. Quindi. Ecco, il ricordo che ho è che chiaramente questo aveva questa vena molto rock, che invece il CX3 non esprimeva nello stesso modo. Il CX3 era più organo, nel senso un po' più blues del termine, un po' più. Anche più, se vogliamo, così tradizionale. Questo aveva queste. Sentite, magari anche con un pochino più di reverbero. Si è subito in quel mondo un po'. Fa subito quell'effetto, solo che purtroppo non avendo. C'è un po' questa vena, diciamo, prog in questo strumento, che devo dire, sinceramente, apprezzo, nel senso che perché la simulazione reale, come avete sentito, dell'Hammond, è un po' particolare, un po' strana. Devo dire che in realtà. Prima di provarlo, quando sono arrivato qua, avevo un ricordo un po' più retro, un po' più vecchio. Io ho visto anche il video che ha fatto Marco di questo strumento, poi c'era un commento sotto e ricordo che il discorso era un po'
Beh, però alla fine, no, perché effettivamente l'effetto è un po' quello lì. È quello che capita anche col CX3. Poi ti metti lì e dici, beh, però insomma, non è che non è male, no? Poi è chiaro, se entri nel dettaglio di queste cose qua, magari puoi avere, cioè, delle percussioni, puoi avere uno strano sentore. Però per esempio il chorus, cioè hanno un carattere, questi strumenti loro, no? Sono dei cloni Hammond, però con un loro carattere molto molto definito. Ora, in tutta sincerità, il VK7 mi piaceva perché era in qualche modo molto onesto, nel senso che cercavamo, per quello che poteva, di riprodurre il suono dell'organo. Io ho un video che ho ancora su Facebook. Qualche volta andrò a ripescare, che mia moglie ha ripreso in un locale mentre suonavamo, avevo un VK7 che avevo recuperato, tutto scarrubato, e faccio un solo, c'ha una botta micidiale, ma non il solo, c'è proprio lui il suono. E mi ricordo, mi è rimasto impresso perché ho capito che il successo anche del VK7 qual era, cioè aveva questa cattiveria. Però ricordo che per esempio aveva la tastiera synth, non aveva la tastiera waterfall e tutta una serie di cose. Questo invece, il modello a tastiera, aveva la tastiera waterfall anche bella, un po' scura. Ricordo che quella cosa lì faceva tanto effetto perché la tastiera non aveva i tasti bianchi bianchi, aveva i tasti un po' una via di mezzo. Ho questo ricordo qua, magari mi ricordo male, però mi sembra che avesse i tasti un po' più scuri del normale. Vabbè, insomma, aveva faceva questo effetto vintage. Poi adesso questi manopoloni qua ci sembrano una roba de plastica, ma quando sono usciti in realtà facevano molto vintage, perché stiamo parlando comunque del 2000, credo, una cosa del genere, 2002, insomma. 2002, credo. E invece il VK7 era del 97, quindi insomma era o del 96, o del 97, quindi insomma era una cosa un po' più vecchiotta. Io vi dico, non lo so, l'avete sentito? Io chiaramente non funziona niente, quindi mi vedrete in una difficoltà allucinante, però fa niente. Cercherò di fare il possibile. Ecco, ricordo esattamente questa cosa qua. Mi veniva da fare questo tipo di cose, cioè, nel senso, no, no, non mi viene da. Non so come dire, non è neanche come l'ho settato, eh. Anche quando si suona, diciamo, tra virgolette, puliti, comunque si finisce per. È la natura proprio del suono che è. Non è blues, è più rock, non so perché. Anche togliendo un po' di leakage. Non che non abbia il soul, però comunque dopo un po' che sto suonando, non so perché si allunga il dentino, no? E comincio a ragionare in termini un pochino più violenti. Non lo so come mai. Si vede che, boh, è lui che ha questa natura sua dentro così. Mi viene da fare di incattivirmi. Nello stesso tempo, nell'incattivirsi, c'è questo timbro. Thank you.
Nel senso, questa cosa qua è una cosa un po' sua, cioè nel senso che non è né un Hammond che fa questa cosa qui, non è perché secondo me questa è un po' la miscellanea che viene fuori dal fatto che qui dentro ci siano una serie di, come si può dire, di tecnologie che all'epoca Roland stava mettendo in piedi, che poi ha usato anche per gli amplificatori per chitarra, quelli piccolini, quelle cose lì, che erano questi effetti, credo che fossero modelli fisici, anche gli effetti fossero modelli fisici, avevano questo sound che è un po', come si può dire, ovattato, ma che poi in realtà ha il suo fascino, quindi poi c'è il D-Bean, quindi vabbè. Adesso. Che si può usare per varie cose. Reg modulation. Lì si spegne. Così è come se tirassimo le botte allo spring reverb. Vabbè, un po' di cose da tamarri, ma va bene, cioè nel senso ci sta, anche perché avendo questa natura, come dicevo. Insomma, così si entra un po' in questi. Un Rimane anche la porta al controllo d'organo. po' di mazzate, un po' di cose, di spallate qua e là, insomma, un po' di queste cose qua. I reverberi sono un tot. Scusate, spengo il mostro qua. Sono queste room. Rimetto un organo, diciamo così, educato. Poi sentite che è anche un po' quello il discorso. Dopo un po' che si è dentro un mondo, ci si abitua anche, no? È anche per quello che poi si comincia a dire, beh, però non è male, perché effettivamente ci sono delle cose in questo mondo qua che sono belle, tipo. Questa cosa qua è molto bella e molto realistica. Non è vero che. Sì, ma il key click non è. Bah, il key click o key click, insomma, come volete. Invece, insomma, dopo un po' che sei dentro, cominci a sentire. Che ha una sua educazione. Questo capita con tutti gli strumenti, poi bisogna provarli dal vivo. Quello che ricordo io è che io avevo il CX3 e legava molto con gli altri quando suonavamo. Questo qui, per le cose, diciamo così, un po' sature, un po' cattive, era molto violento e aveva una bella incisività. All'epoca io ero abituato a strumenti che avevano un dettaglio. Cioè, diciamo, un'impronta più verace, più semplice, meno ovattata, effettata, così. Questo era uno strumento che aveva, non lo so, al suo interno un po' questa natura con gli effetti, no? Invece eravamo abituati, forse all'epoca, ad avere strumenti un pochino più decisi in una direzione. Questo qui cominciava ad avere tanti. Infatti, se leviamo tutti gli effetti, che forse è la cosa migliore da fare, e andiamo alla base così della questione. Ci rendiamo conto che anche questo. Assolutamente motivo di esistere ancora oggi, cioè se la domanda è vale la pena, come spesso succede in alcune cose online, no? Vale ancora la pena di comprare l'MK? Beh sì, anche perché lo trovi a 250 euro, quindi va bene sì, se nel senso se non devi fare, anzi anche se devi fare proprio Lemon e basta, cioè nel senso se. Chiaro, magari cioè, in giro c'è dell'altro buono, no? Però insomma, questi sono strumenti che adesso trovi a niente e che comunque fanno il loro mestiere. Vibrato 1, chorus 1, vibrato 2, chorus 2, vibrato 3, chorus 3. Su questo modello, il vintage 2, non si sentono tanto, ma per esempio, qui il vibrato lo sentiamo un po' di più. Sul clean si sente molto il vibrato. Sul vintage 3, sul vintage 1, per esempio, si sente molto il chorus invece. Insomma, dipende dai modelli. E questo è perché, appunto, avevano cercato di mettere a disposizione un po' tutto quello che era possibile. Rispondono anche in modo diverso, poi. Scusate.
un po' in tutto. Sentite. Quindi le variabili sono tante, quelle da utilizzare, ed è molto divertente, soprattutto considerando che ora si trova a un prezzo iper ragionevole. Come dicevo, qui ci sono dei preset, poi questi tasti servono anche per aggiustare tipo il MIDI che non siamo riusciti ad aggiustare, e tutte queste cose qui. Quindi niente, io insomma spero vi sia stato utile questa breve così review, se così si può chiamare, questa chiacchierata che abbiamo fatto, più che altro perché appunto se state cercando un clone Hammond non siete particolarmente esigenti, però magari siete un po' rock oriented, come si dice, potrebbe fare il caso vostro, ed è ancora una macchina di tutto rispetto. Poi c'è anche la versione a tastiera, che se la trovate a un buon prezzo comunque è un bel aggeggio, e quindi bello, era tanti anni che non lo sentivo, e che se ne possa dire suona anche lui, insomma fa il suo. Ripeto, io sono più affezionato al VK7, ma anche questo ha la sua vita. Spero oltretutto che tutte queste recensioni che faccio, questi video che faccio, queste chiacchierate che facciamo insieme, perché poi discutiamo e commentiamo, e io cerco sempre di rispondere a tutti quelli che mi chiedono qualcosa. Io cerco sempre, come dico spesso, di trovare in ogni strumento un lato positivo, e soprattutto sto tanto a guardare la questione anche del prezzo, più che altro perché questi sono strumenti che, ricordiamoci, quando sono usciti avevano un valore notevole, cioè per comprarli insomma bisognava spendere dei soldi, e sono rimasti per tanto tempo degli standard all'interno del mercato. Per rimanerci per tanto tempo qualche qualità ce la devi avere, quindi io la vado a cercare, ecco, mettiamola così. Poi se non la trovo proprio del tutto mi limito a dire, a suonare, e poi vediamo. Però nel senso, in generale, tutto quello che ha avuto un grande successo ha qualcosa da dire. Poi consideriamo sempre che nel caso degli Hammond, in particolare dei cloni Hammond, queste cose possono essere accoppiate a dei simulatori di rotari completamente cioè esterni e di terze parti. Ecco, quindi tutto quello che ho detto fino adesso non ha nessun senso, perché ho scoperto in questo momento, cosa che non sapevo e mi scuso di questo, che questo invece, per fare quel lavoro lì, che adesso, come ci ha detto adesso Marco, bisogna fare una roba tipo da spie del KGB, capito? Perché non funziona, o comunque funziona in un modo assurdo. Adesso chiaramente chi lavora per Roland mi scriverà: non è vero, devi fare così, o i rolandiani, diciamo, mi diranno: non è vero, non sai niente, sei un pagliaccio. Va bene, però comunque non è una roba che dici così e non va più, quindi bisognerà entrarci un attimo. Quindi con questo qua non potete fare tutto quello che vi ho detto, quindi ci vediamo la prossima volta. No, scherzo. Se trovate il modo di escludere il Leslie, anche questo collegato a un Leslie esterno, che sia un simulatore o quello che è un generatore, no, di suono. E quindi c'è sempre da considerare questo aspetto quando si parla di questi strumenti. Poi, per il resto, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale. Se non vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale. Se non vi interessa, in generale, iscrivetevi al canale. Cliccate sulla campanella, iscrivetevi al mio, e se vi iscrivete al mio dovete per forza iscrivervi anche a quello di Marco Ballarani, che si chiama Marco Balla. E adesso oggi sono particolarmente ilare, come si dice, ma lo faccio così perché mi ha dato 5 caffè, e quindi praticamente fra un po' mi scoppiano le vene del cervello. Però, perché il Nescafè è fortissimo, cioè non è... Vabbè, comunque, ho fatto anche la pubblicità al Nescafè, chiaramente adesso mi banneranno da YouTube in generale. Vi ringrazio, vi saluto, vi mando un abbraccio, iscrivetevi, tutto quello che vi ho detto, campanella per essere disturbati, vedere tutto quello che combino e combiniamo insieme. Un abbraccio forte, Roland VK8M, roba di 20 anni fa, che però, insomma, ancora dice la sua. Ciao ciao!